Gloria, gloria, gloria al Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Sì, Signore Dio eterno, Dio della gloria, Dio santo, Dio onnipotente, Dio della provvidenza, Dio della salvezza. Alleluia. Vogliamo continuare ad adorarti, Signore, a lodarti. Vogliamo continuare ad innalzare il tuo nome santo, alleluia. Gesù Cristo, vogliamo stare nel luogo santissimo, davanti al trono della tua grazia, dove c'è ristoro, dove c'è la medicina spirituale per l'anima, dove c'è la pace per la mente, dove c'è il ristoro per i nostri cuori, il vigore per le nostre ossa. Alleluia, vogliamo stare in tua presenza, Gesù. Spirito di Dio, ancora in questo momento prendi i nostri cuori, afferra i nostri cuori, gloria a Dio, stringici a te, Abba Padre. Vogliamo gridare Abba Padre in questa giornata, vogliamo dire Padre, ti amiamo, Padre, desideriamo il tuo abbraccio, il tuo amore, il tuo calore nei nostri cuori. Signore, sciogli ogni legame in questo momento, sciogli ogni catena, ogni laccio sia spezzato nel nome di Gesù. Vogliamo alzare le mani davanti a te, alleluia, con gioia, con libertà, come dice la tua parola, mandate grida di gioia all'Eterno, o abitanti di tutta la terra. Alzate le vostre mani verso il santuario. Alleluia, alleluia, alleluia. Lodate il Signore perché Egli è buono. Sì, Signore, ti vogliamo lodare ancora in questo momento. Chiediamo ancora la tua misericordia, la tua dolce presenza, la guida, la virtù dello Spirito Santo. Inondi ancora i nostri cuori. Apri cieli, apri cieli, alleluia, nel nome di Gesù Cristo. Apri i nostri cuori, apri i nostri occhi spirituali, Padre, nel nome di Gesù, alleluia. Rivestici con la tua presenza, con la tua unzione in questo momento. Edificaci insieme, alleluia, in questo momento. Illumina, rinnova, ristora ogni fratello, ogni sorella che sta pregando davanti a te, che sta invocando il tuo nome, alleluia. Lì dove si trovano i tuoi figli, manda una potente unzione del tuo spirito, Padre. Che la tua presenza ricolmi ogni cuore in questo momento, che la tua mano potente, Padre, si posi su di noi in questo momento, perché noi abbiamo bisogno costantemente, Signore, del tuo Spirito Santo che ci dà la vita. Alleluia, ancora in questo momento ti chiediamo, Dio mio, Dio nostro, perdona ancora i nostri peccati, perdona le nostre mancanze, le nostre debolezze, i nostri difetti, facci essere puri, alleluia, per mezzo del sangue di Cristo, il tuo amato figliuolo che morì per noi, al Monte Calvario, al Golgota, su quella croce il sangue, alleluia, del patto eterno è stato offerto
celeste, gloria eterna, possiamo contemplare con gli occhi della fede, alleluia, il tuo volto, la tua bellezza, la tua santità, Padre d'amore in questo momento, alleluia, nel nome di Gesù, ungi i nostri occhi col collirio, ungi i nostri cuori con lo spirito di rivelazione, alabatai kerebeshe, con lo spirito della sapienza, con lo spirito di conoscenza, ancora Signore che penetri nelle profondità del nostro cuore, alleluia, ti preghiamo, cerchiamo, ti invochiamo nel nome potente di Gesù Cristo. Ancora in questo momento, Padre, vogliamo che il tuo Santo Spirito operi dentro di noi, vogliamo che il tuo fuoco entri nei nostri cuori, Signore, nel cuore di ogni fratello, di ogni sorella. In questa giornata fai una grande opera, Re di gloria, in ogni vita ravviva la fede, alleluia, dai forza allo stanco, rialza l'abbattuto, lo scoraggiato, l'infermo, rialza con la tua mano potente, alleluia, con la destra della tua giustizia, con la destra della tua potenza. Ancora in questa giornata parlaci, Re di gloria, vogliamo ascoltare la tua voce, alleluia. Sì, Signore, apri l'udito spirituale della tua chiesa, apri le orecchie spirituali della tua chiesa, apri, Signore, i nostri sensi spirituali. In questa giornata vogliamo avere orecchie da udire la voce dello Spirito, per non essere confusi dalla voce dell'uomo, dalla voce del diavolo, dalla voce della mente umana, ma vogliamo ascoltare, Signore, con attenzione la tua voce, la tua parola, il tuo parlare, la tua esortazione, la tua dottrina. Vogliamo udire, Signore, la voce che viene dal cielo. Alleluia, Abba Padre, parla con noi, parla ogni fratello, ogni sorella, parla, Signore, i tuoi servi ascoltano, fortifica con potenza i nostri cuori ancora in questo momento che siamo qui, Signore, alleluia, Dio eterno, con l'unico desiderio di ricevere la tua parola, di essere edificati, alleluia, rinnovati, riempiti con questo cibo spirituale, alleluia, nel nome di Gesù, con questa lettura biblica, Padre, alebeite calamashere bebekendo lorobo shikete ramalarai serebekea di calamassoto roboshei, alleluia, alleluia, fai scorrere fiumi d'acqua viva, inondaci, mergici, battezzaci ancora col tuo Santo Spirito, alleluia, degno è l'agnello, degno è il Signore di ricevere tutta la gloria, adorate Dio, fratelli, sorelle, adoriamo Dio, adoriamo il grande Re, il Re della gloria, alleluia, alleluia, grazie per la tua pace, oh Dio, grazie per la tua unzione, oh Dio, alleluia, ti glorifichiamo, andala che massito robo il sele, chi la insegnaco, alleluia, oh gloria all'Eterno, anima mia dai gloria al Signore, perché ogni bene procede da Lui, ogni bene discende dall'alto, adere che vi asso, alleluia, guarda verso il cielo, fratello, sorella, guarda verso l'alto, perché da lì scende la benedizione, alleluia,
edificato nel nome di Gesù. Abbiamo bisogno, degno, degno è l'agnello. Alleluia, alleluia, sì Signore Santo, alleluia. Oh gloria a Dio, la pace del Signore, la grazia del Signore sia con tutti voi, cari fratelli e sorelle, gloria a Dio. Continuiamo a ringraziare l'Eterno, il nostro buon Padre Celeste, il nostro grande Pastore Cristo, il Maestro, che ci ha lasciato parole di vita eterna. Vogliamo continuare in questa serie di letture bibliche. Amen. Siamo arrivati al capitolo 1 dell'Evangelo di Marco. Amen. Stiamo leggendo tutto il Nuovo Testamento, giorno per giorno andremo avanti. Gloria a Dio, la parola di Dio dice: beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia, le parole che sono scritte in questo libro. Amen. Sono parole ispirate, parole potenti, parole che vivificano. Amen. Parole di conforto, di speranza, di guarigione. E ancora in questo momento vogliamo leggere. Amen. Alleluia. Alla gloria del Signore. Potete aprire le vostre Bibbie nell'Evangelo secondo Marco, capitolo 1. Vogliamo leggere questa giornata dal verso 21 al verso 45, alla gloria di Dio. Amen. Alleluia. Dice così la scrittura: poi entrarono in Capernaum e subito in giorno di sabato egli, Gesù, entrò nella sinagoga e insegnava, e la gente si stupiva della sua dottrina, perché egli li ammaestrava come uno che ha autorità, gloria al Signore, e non come gli scribi. Ora, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale si mise a gridare dicendo: ah, che vi è fra noi e te, Gesù Nazareno? Sei tu venuto per distruggerci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio. Ma Gesù lo sgridò dicendo: ammutolisci ed esci da costui. E lo spirito immondo, straziandolo e mandando un gran grido, uscì da lui, e tutti furono sbalorditi, tanto che si domandavano fra loro dicendo: che è mai questo? Quale nuova dottrina è mai questa? Perché egli comanda con autorità persino agli spiriti immondi ed essi gli ubbidiscono? E la sua fama si diffuse subito per tutta la regione intorno alla Galilea. Verso 29. E appena furono usciti dalla sinagoga, vennero nella casa di Simone e di Andrea con Giacomo e Giovanni. Or la suocera di Simone giaceva a letto con la febbre, ed essi subito gliene parlarono. Allora
egli si avvicinò, alleluia, la prese per la mano e l'alzò. Questo è quello che Gesù sta facendo con ognuno di noi, ci sta prendendo per la mano, alleluia, la sua mano estesa su di noi e ci sta rialzando in questo momento. La mano del Signore ti rialza, la mano del Signore ti rinnova. In questo momento la mano del Signore scende su di te, alleluia. Non temere, non temere fratello, non temere sorella, alleluia, perché il Signore è in mezzo a noi, gloria a Dio. E Gesù prese la mano della suocera di Pietro e l'alzò, e immediatamente la febbre la lasciò ed essa si mise a servirli. Poi, fattosi sera, dopo il tramonto del sole, li portarono tutti i malati e gli indemoniati, e tutta la città, alleluia, si era affollata davanti alla porta, ed egli ne guarì molti, colpiti da varie malattie, e scacciò molti demoni, e non permetteva ai demoni di parlare, perché lo conoscevano. Amen. Poi il mattino seguente, essendo ancora molto buio, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo solitario e là pregava. E Simone e quelli che erano con lui lo cercarono, e trovatolo gli dissero: tutti ti cercano. Ed egli disse loro: amen, andiamo nei villaggi vicini, affinché io predichi anche là, perché è per questo che io sono venuto. Ed egli andò, alleluia, predicando nelle loro sinagoghe per tutta la Galilea e scacciando demoni. Alleluia, alleluia. E venne da lui un lebbroso supplicandolo, cadde in ginocchio davanti a lui e gli disse: se vuoi tu puoi mondarmi, se vuoi tu puoi mondarmi. E Gesù, mosso a pietà, stese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii mondato. Alleluia. E come ebbe detto questo, subito la lebbra lo lasciò. Ascoltate, subito la lebbra lo lasciò. Amen. Subito la lebbra lo lasciò e fu mondato. Poi, dopo averlo severamente ammonito, lo mandò via subito e gli disse: guardati dal farne parola ad alcuno, ma va, mostrati al sacerdote e offri per la tua purificazione le cose che ha prescritto Mosè, in testimonianza a loro. Ma egli, andandosene, cominciò a proclamare e a divulgare grandemente il fatto, al punto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in città, ma se ne stava fuori in luoghi solitari, e da ogni parte venivano a lui. Amen e amen. Gloria a Dio, cari fratelli e sorelle. Questa parola che abbiamo appena letto
è una parola meravigliosa che contiene, come dico sempre, una sorgente inesauribile di insegnamenti, di incoraggiamenti per la nostra vita spirituale, per la nostra edificazione, per la nostra crescita, affinché mediante la parola del nostro Dio, affinché mediante la parola del tuo Dio, sorella, fratello, Chiesa di Cristo, tu e io possiamo essere rinnovati, alleluia, fortificati, illuminati, affinché possiamo crescere nelle vie del Signore. E che questa conoscenza, carissimi, non sia solo teorica, non sia solo una dottrina teorica, non sia solo qualcosa di mentale, qualcosa di intellettuale, ma sia qualcosa di pratico, che ognuno di noi possa sperimentare nella propria vita questa potenza, alleluia, questa autorità, questa virtù, alleluia, del Figlio di Dio. Abbiamo letto qui nell'Evangelo di Marco, capitolo 1, nella lettura biblica quotidiana, dal verso 21 al verso 45, tutti questi versi ci parlano dell'autorità del Cristo, della potenza di Cristo, che venne dal cielo e si fece uomo e camminò per diversi anni nella Galilea, nelle contrade della Giudea, predicando, alleluia, insegnando, liberando i posseduti, guarendo i ciechi, ridando la vista ai ciechi, facendo, alleluia, miracoli, prodigi di ogni genere, fratelli e sorelle. E tutto questo che noi troviamo scritto nel Vangelo, nella Bibbia, è una parola che per noi oggi, fratelli, è l'esempio perfetto per la nostra vita spirituale. Amen. In questo brano che abbiamo letto, gloria a Dio, abbiamo visto come Gesù, arrivando a Capernaum, entrò nella sinagoga e insegnava, fratelli. Gesù entrò nella sinagoga e insegnava. Egli entrò in quel luogo di culto dove facevano tante riunioni, dove facevano tanti riti, dove leggevano la Torah, ma non avevano la presenza del Figlio di Dio. Quella sinagoga era piena di religiosità, ma era vuota della presenza del Figlio di Dio. Com'è oggi la tua vita? Com'è oggi il tempio spirituale della tua vita? È una sinagoga vuota o è un tempio pieno della grazia di Dio? Alleluia. Qui nell'Evangelo di Marco, capitolo 1, verso 21 in avanti, vediamo come Gesù entra nella sinagoga, alleluia, per portare una benedizione in quel luogo, perché in quella sinagoga c'erano delle acque stagnanti, non c'era l'acqua viva, non c'era l'unzione, non c'era la presenza, non c'era la virtù di Cristo. C'era un culto religioso,
ritualistico, formale, spento, freddo. Loro leggevano la Torah, ma non conoscevano ancora la presenza, la potenza del Figlio di Dio. Come oggi, fratelli, quanti cuori, quante anime sono diventati delle sinagoghe vuote. Quante chiese, anche evangeliche, fratelli, quante comunità sono diventate come quella sinagoga, dove c'era un rito, un culto tradizionale, c'era una lettura fredda, non c'era l'unzione, non c'era la virtù, non c'erano i fiumi d'acqua viva, non c'era la rivelazione, non c'era la virtù di Cristo, il figliuolo del Dio vivente. Quella sinagoga stava vivendo una routine religiosa. Non c'era potenza, non c'era vita, non c'era gioia, non c'era cambiamento. Era una sinagoga vuota, fratelli. Addirittura nella sinagoga c'era un indemoniato, cioè un'anima sofferente, un uomo che, pur facendo parte di quella sinagoga, era posseduto. Pur facendo parte della religione dei giudei, pur leggendo la Torah, era posseduto. Pur ascoltando gli inni, i salmi, era posseduto. Fratelli, e questo descrive una grande realtà anche oggi. Quante persone sono membri di una chiesa, ascoltano le letture, ascoltano i sermoni, ascoltano gli inni, le preghiere, ma dentro sono vuoti. Ora peggio, sono posseduti, sono influenzati dalle tenebre, dal peccato, dal vizio, dalla depressione, dalle tenebre, dai legami. Ma vi voglio dire, carissimi, per la gloria di Dio, oh alamatai zeketerebe cori andalarabassui, quando Gesù arriva nella sinagoga, le cose devono cambiare. Quando Cristo entra in un cuore, le cose devono cambiare, gloria a Dio. Quando Cristo entra in una famiglia, le cose devono cambiare. Alleluia! E in questo momento ti voglio dire, gloria al Signore, Gesù sta entrando nella tua casa. Gesù sta entrando nel tuo cuore, nella tua mente. Alleluia, se il tuo cuore era una sinagoga in decadenza, se il tuo cuore era una sinagoga vuota, in questo momento il Signore sta entrando. Riconoscilo, accoglilo, ricevilo per fede ancora in questo momento, e tu vedrai il cambiamento. Oh gloria a Dio, tu vedrai il rinnovamento, tu vedrai il risveglio che tanto cercavi e desideravi o aspettavi, perché è Gesù che porta il risveglio, è lo Spirito di Dio che porta il risveglio, e il Signore vuole risvegliare ancora oggi le sinagoghe evangeliche, le sinagoghe che stanno dormendo nei ritualismi, nei formalismi, nei meccanismi di una religione umana, di un'organizzazione umana. Gloria a Dio, Gesù vuole portare il risveglio nel cuore della Chiesa. Gesù vuole portare il risveglio nel cuore dei credenti, dei pastori, dei ministri. Gesù vuole portare uno scuotimento, alleluia, un cambiamento nella sinagoga. Gloria a Dio. Dice qui Marco 1, al verso 22, che quando Cristo entrò nella sinagoga e insegnava,
Alleluia, lui parlava con l'autorità, con l'unzione, con la potenza. E io sono certo che quei cuori che erano spenti nella sinagoga, quando ascoltavano la voce di Cristo, ascolta la voce di Cristo, ascolta, chiesa, anima, fratello, sorella, chiunque tu sia, ascolta la voce del buon pastore. Alleluia. Quando quei cuori che erano nella sinagoga erano lì spenti, freddi, legati dai loro ragionamenti, ma quando arrivò Cristo e Cristo iniziò a parlare, gloria a Dio, quei cuori iniziarono ad accendersi. Alleluia! Quei cuori iniziarono, oh alleluia, ad accendersi di una fiamma che non avevano mai conosciuto, gloria a Dio. E la gente si stupiva, alleluia, si stupiva del suo insegnamento. Quelle persone si stupivano della sua dottrina, fratelli, perché la dottrina di Cristo è meravigliosa, è stupefacente. La dottrina di Cristo è gloriosa, meravigliosa, è la sana dottrina, è la buona dottrina, è il buon insegnamento che tu hai bisogno, che tu e io abbiamo bisogno. E quella gente si stupiva perché Gesù li ammaestrava come uno che ha autorità e non come gli scribi. Gesù parlava con autorità. Gesù parla con autorità, con potenza. Alleluia. E la sua parola in quella sinagoga cominciò a fare effetto. Cominciò a operare, cominciò a fare una grande opera. A tal punto che il posseduto, l'indemoniato, fu liberato, fratelli. Quell'uomo che era posseduto nella sinagoga fu liberato dall'insegnamento di Cristo, dalla dottrina di Cristo, dalla parola di Cristo, dall'autorità, per mezzo dell'autorità, la potenza, la virtù di Cristo. Ed è questo che deve fare la parola di Dio ancora oggi nelle nostre vite. Fratelli, la parola di Cristo, quando è predicata con autorità, con unzione, con potenza, con la guida dello Spirito Santo, la parola di Gesù Cristo porta liberazione, guarigione, porta quel vero cambiamento che noi abbiamo bisogno. Amen. Quanti dicono amen? Quanti danno gloria a Dio? Quanti possono dire: Signore, parla al mio cuore, io voglio udire la tua voce, mio Dio Gesù, e non la voce di un uomo, non la voce della ragione umana, dell'intelletto, non la voce di un semplice predicatore. Io voglio ascoltare la tua voce, Spirito Santo. Quanti possono dire in questo momento: Spirito Santo, parlami. Spirito Santo, insegnami. Spirito Santo, ammaestrami. Io voglio vedere la tua gloria. Fratelli, Gesù portò la gloria in quella sinagoga che era vuota. Gesù portò la gloria e tutti furono sbalorditi, dice il verso 27, e si domandavano fra di loro dicendo: che è mai questo? Quale nuova dottrina è mai questa? Ma vi voglio dire, non era una nuova dottrina, era la vera dottrina,
la dottrina eterna che veniva dal cielo. Il Verbo si era fatto carne, la parola si era fatta carne per portare la luce, la verità, la salvezza. E quella parola è presente ancora oggi in mezzo a noi. Quella parola cammina ancora oggi in mezzo a noi. Questa verità è viva ancora oggi in mezzo a noi, alleluia. E lo sarà per l'eternità, gloria a Dio. Accoglila nel tuo cuore. Reta chi mashaya. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. 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 Fratelli, sorelle, in questo meraviglioso capitolo vediamo la potenza di Cristo che scaccia i demoni, amen, che guarisce gli infermi, come guarì la suocera di Pietro, come guariva tante persone che venivano a lui, alleluia, che si avvicinavano a lui, che con umiltà si prostravano davanti a lui, amen, alleluia. Dopo che Gesù Cristo guarì la suocera di Pietro, dice al verso 33 che tutta la città si era affollata davanti alla porta, cioè tutti seppero che Gesù Cristo, il Messia, il Maestro, alleluia, si trovava dentro la casa della suocera di Pietro, che si trovava lì. E dice qui questo verso che tutta la città venne e si affollò davanti a lui. Tutta la città si affollò davanti alla porta di quella casa perché volevano vedere il Signore, volevano parlare con il Signore, volevano ricevere da lui, alleluia, un tocco, una benedizione. E ti voglio dire, se veramente Gesù Cristo è nella tua casa, se veramente Gesù Cristo è dentro il tuo cuore, se veramente il Signore è arrivato in casa tua, tutti lo devono sapere. Tutta la città si affollò davanti alla porta. Tutti devono sapere che Cristo vive in te. Non puoi avere una fede nascosta. Non puoi avere una fede timida. Non puoi avere una fede egoistica. No. Ma prima o poi tutti devono sapere che Cristo è entrato nella tua casa, nella tua vita, è entrato nel tuo cuore. Alleluia, dice al verso 34 che egli ne guarì molti, colpiti da varie malattie, e scacciò molti demoni. Alleluia, e non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Gesù guarì molti. E poi più avanti abbiamo letto, guarì il lebbroso. Quel lebbroso cadde in ginocchio davanti a lui e gli disse: se vuoi, tu puoi purificarmi. Oh, fratelli e sorelle, la lebbra era una malattia umanamente incurabile. I lebbrosi venivano considerati maledetti. I lebbrosi erano emarginati a vivere nelle caverne, nelle grotte. Erano rigettati dalle loro famiglie, dai loro parenti. Ma quando quel Gesù Cristo di Nazareth arrivò in quel luogo, quel lebbroso disse: quell'uomo mi può guarire. Gesù mi può guarire. Tu puoi guarirmi. Alleluia, tu puoi mondarmi. E Gesù, mosso a pietà, stese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii mondato. Io lo voglio, sii mondato. Alleluia, il Signore vuole che tu sia purificato.
Il Signore vuole che noi siamo purificati, che noi siamo liberati, che noi siamo benedetti. Il Signore vuole il nostro bene. Amen. In questo momento piega le tue ginocchia lì dove ti trovi, invoca il Signore, alza le tue mani nella presenza di Dio e per certo Lui opererà. Preghiamo in questo momento, fratelli, sorelle, uniamoci nello spirito, perché colui che guariva gli infermi, colui che guarì il lebbroso è qui in mezzo a noi, è presente in mezzo a noi in questo momento. Il Figlio di Dio è presente in mezzo a noi in questo momento, lo Spirito Santo è presente in mezzo a noi in questo momento, alleluia, la sua potenza è presente in mezzo a noi. Umiliamoci nella sua presenza, pieghiamo le ginocchia davanti al Re di gloria. Tu riceverai quello che hai bisogno. Io non so qual è il tuo bisogno in questa giornata, ma il Signore conosce il tuo bisogno. Abbi fede, gloria a Dio. Imploralo, pregalo. Alleluia. Alleluia, fatti toccare dal Maestro. Digli insieme a me in questo momento: Signore Gesù Cristo, toccami. Toccami, liberami, guariscimi, rinnovami, alleluia, purificami, Maestro, toccami con la tua potenza, fai un'opera nuova nella mia vita, risveglia la mia vita, rinnova la mia vita, restaura la mia vita. Alleluia, Lui ti sta toccando in questo momento, Lui ti sta toccando, Lui ti sta toccando, Lui ti sta liberando, il Signore ti sta rinnovando in questo momento. Umiliati davanti a Lui, umiliati al cospetto del Re di gloria. Alleluia, abbi fede in questo momento davanti al trono di Dio. Siamo davanti a Lui, siamo nella sua presenza. Oh, colui che portò la vita nella sinagoga, colui che liberò l'indemoniato, colui che guarì la suocera di Pietro, colui che guarì molti infermi, guarì il lebbroso, colui che fa miracoli e prodigi è qui in mezzo a noi. Alleluia, il Figlio di Dio. Alleluia, sì Signore, grazie. Il Signore Dio grande, Lui è noi, Lui in mezzo a noi. Facendo un'opera straordinaria in questo momento, tu stai facendo un'opera soprannaturale in questo momento, tu stai facendo un'opera potente in questo momento. Io lo credo, Re di gloria, diglielo al Signore. Io lo credo, Gesù Cristo. Gesù, io ricevo da te,
Cristo, siano guariti gli infermi, siano liberati gli oppressi, siano rinnovati i tuoi figli, le tue figlie, per la gloria del nome di Gesù Cristo. Amen. Grazie.